Ultima tappa di Lupo di Mare dedicata a Scala, il borgo più antico della costiera amalfitana, fondata si dice nel IV secolo da naufraghi romani diretti a Costantinopoli. Uno scrigno di storia e bellezze naturalistiche situato a circa 400 metri sul livello del mare, separata da Ravello solo dal vallone del torrente Dragone. Un'oasi a pochi metri da Amalfi offre quiete e benessere ai visitatori. L'ospitalità è di casa a Scala, il comune guidato da sindaco Luigi Mansi. Accoglienza nel DNA degli scalesi, come testimonia anche il garbo con cui ci riceve il vice sindaco Ivana Bottone. Con lei iniziamo a raccontare Scala dalla panoramica terrazza del municipio. Allora, siete precisamente sulla terrazza del municipio di Scala, che si trova in piazza Municipio, al centro del centro storico. Alle mie spalle c'è il campanile del Duomo di San Lorenzo, che è, insomma, è il nostro monumento principe. È un duomo molto antico che risale al romanico con rimaneggiamenti barocchi. Il duomo è attraversabile, c'è anche una scala all'interno, si può salire fin sopra, e le campane sono molto antiche, sono praticamente il fulcro della città. Ci segnano le ore, ci danno le belle notizie, ci danno anche le brutte notizie, perché come sapete nei paesi le campane servono anche ad annunciare il lutto, la festa. E quindi è per noi un monumento principe il Duomo. Alla mia sinistra c'è il Ravello, che è praticamente la sorella di Scala, perché Scala prima era tutto un unico territorio con Amalfi e Ravello. Ravello poi negli anni si è staccata, infatti Ravello viene da Rebello, erano ribelli scalesi che si staccarono da Scala e fondarono Ravello. E sotto di noi la parte bassa di Scala è Amalfi. Scala sovrasta un po' la zona di Atrani e di Amalfi della Costiera. Non abbiamo accesso al mare, ma abbiamo numerosi sentieri e anche una valle, la Valle delle Ferriere, dove cresce la Woodwardia radicans, che è una felce del Paleolitico antichissima, visitabile, è uno dei 30 parchi naturali dell'Italia. Quindi vi invito, insomma, a venire a Scala. Che tipo di turismo, vice sindaco, c'è a Scala? Perché si trova in un punto strategico, è un luogo ricco di storia, anche di tradizioni. Abbiamo visto prima comunque arrivare dei gruppi di stranieri, quindi significa che c'è conoscenza, l'informazione quella giusta per apprendere quello che c'è a Scala. Assolutamente, Scala vive preminentemente di turismo naturalistico. Noi abbiamo le classiche vie green. Abbiamo numerosi luoghi naturalistici, come le dicevo, la Valle delle Ferriere, abbiamo Santa Maria dei Monti, dove Sant'Alfonso Maria dei Liguori ha composto il Tu scendi dalle stelle, dove conserviamo ancora un rifugio di montagna. Poi abbiamo l'Alta Via dei Monti Lattari, una parte del Sentiero degli Dei, quindi preminentemente turismo naturalistico. Al turismo naturalistico si associa il turismo religioso, perché di Scala è fra Gerardo Sasso, fondatore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, Sant'Alfonso Maria dei Liguori e Suor Maria Celeste Crostarosa. Infatti a Scala è nato anche l'Ordine del Santissimo Redentore, e poi una larga parte di turismo culturale per il grande patrimonio storico-artistico che abbiamo. Noi siamo il comune più antico, quindi abbiamo monumenti antichissimi di età medievale, i ruderi della Basilica di Sant'Eustachio e varie piccole chiesette nelle nostre sei frazioni. Come strutture ricettive siete pronti ad affrontare anche questa estate? Siamo perché è una stagione particolare, perché lei lo sa, arriva dopo due anni di fermo o quasi dei turisti. Il fermo sembra quasi dimenticato. Scala, come tutti i paesi della costiera, da aprile siamo in overbooking. Abbiamo numerose strutture ricettive di alto livello, nonostante il paesino sia piccolo, preminentemente B&B. Che si trovano, insomma, sparsi per tutto il paese. Abbiamo circa 200 posti letto, con tre alberghi con piscina, insomma, il classico albergo. Per essere amministratori a Scala, che ricordiamoci si trova a pochi metri da Amalfi, da Ravello, quali sono le caratteristiche vincenti? Lei da quanti anni amministra? 15 anni, vice sindaco del comune di Scala da 15 anni, siamo al terzo mandato, sempre la squadra non è mai cambiata. Fare gli amministratori in questi paesi non significa fare politica, lo fai perché vuoi rimanere qui, viverci bene e ci vuoi invecchiare. E per realizzare questo sogno, che è il nostro sogno,
è quello di lavorarci, noi ci lavoriamo tutti i giorni, quindi è quasi una missione, non è politica, noi facciamo i padri di famiglia. Bella questa considerazione, vice sindaco, un ultimo passaggio, un sogno già l'ha realizzato, quello di stare per 15 anni alla guida del suo comune Scala, però per il futuro cosa si aspetta per questa fetta di territorio della costiera? Noi stiamo continuando il nostro lavoro di rilancio di Scala e soprattutto stiamo puntando molto sui lavori pubblici, perché bisogna creare, perché la bellezza ce l'abbiamo, però non abbiamo infrastrutture e servizi, quindi la nostra attività amministrativa in questi 15 anni è stata indirizzata principalmente a creare servizi, quindi parcheggi, strutture di ricreazione, abbiamo costruito un campo sportivo che è un polo sportivo di tutta la costiera amalfitana, abbiamo uno stadio, per un paese di 1500 abitanti avere uno stadio è una cosa importantissima per l'aggregazione, quindi la nostra attività amministrativa è puntata principalmente alla costruzione e alla realizzazione di infrastrutture a servizio dei cittadini e dei graditi ospiti. Grazie, è stato davvero un enorme piacere, grazie mille. L'antica Scala, dicevamo, un borgo dalla storia millenaria, impreziosito da arte e cultura, il top per chi cerca una realtà per rilassarsi e godere dello straordinario patrimonio naturalistico. Tra terrazzamenti di uliveti e vigneti, l'ambiente che diventa anche volano turistico, con escursioni e sentieri per trekking ecosostenibile nel cuore dei Monti Lattari, come conferma l'assessore Salvatore Bottone. Colgo l'occasione proprio per darvi un'anteprima. Noi prossimamente presenteremo a stretto giro dei nuovi itinerari, proprio itinerari che si chiameranno Tra Cielo e Mare, in collaborazione con un'agenzia di Agella che è la Carto Trekking. Avremo i nostri nuovi 8 itinerari che riguarderanno gli itinerari naturalistici del paese di Scala, con una mappa digitale e con una mappa cartacea. In più ci saranno le mappe in ogni frazione di Scala. Ci sarà, è un nuovo modo di intendere diciamo il trekking, l'hiking, quello che è naturalistico sul territorio. Salute e benessere, il trekking è diventato una priorità nella domanda, nella richiesta turistica. Assolutamente, il trekking è diventato una priorità, però sul trekking noi dobbiamo dare dei servizi. Il trekking lo dobbiamo seguire, perché il trekking è una cosa importante, è un turismo importante se però viene seguito. Cioè il camminare, così tanto per camminare non va bene. Allora noi stiamo lavorando per creare un percorso trekking. Stiamo lavorando anche con altri comuni, tipo Tramonti, tipo Agella, per creare un percorso che sia un percorso naturalistico vero, importante. Ci abbiamo messo un po' di tempo, però purtroppo ci vogliono i tempi che ci vogliono. Quindi da quello che comprendiamo nascerà una rete sentieristica grazie alla sinergia di alcuni comuni della costiera. Già alcuni comuni siamo in sinergia, nascerà una rete, però noi avremo prettamente i nostri 8 itinerari, dove punteremo molto, che sono itinerari tra cielo e mare. Sono appunto gli 8 punti più importanti del territorio del comune di Scala che andremo a valorizzare. E poi con gli altri comuni ci sarà questo nuovo modo di fare trekking con una grande collaborazione, soprattutto con i comuni della montagna. Ci sono giovani che diventano professionisti anche come guide turistiche, come accompagnatori di turisti impegnati nel trekking. Assolutamente, e le dirò di più. Adesso siamo in un periodo dove servono proprio le guide, però le guide autorizzate, perché adesso tutti si improvvisano tour leader e altre cose. La guida autorizzata, che sia guida turistica o guida escursionistica, è importante, però deve essere formata, perché quando si cammina in montagna o anche quando si gira per il territorio della costiera devi essere formato. Devi essere preparato se sei una guida ambientalista, devi essere formato se sei una guida turistica. Questo è importante, noi dobbiamo creare i servizi, però dobbiamo essere tutti in sinergia perché il sistema funzioni, però per far sì che il sistema funzioni, diciamola tutta, un po' come al nord Italia, dobbiamo essere tutti preparati. Tra l'altro noi ci troviamo in piazza e vedendo questo scenario già immaginiamo i sentieri che saranno poi dei percorsi mirati, meta di turismo. Assolutamente, proprio per questo li chiameremo sentieri tra cielo e mare, perché ci troviamo a Scala, a metà strada tra il cielo e il mare, e i nostri percorsi tutti possono guardare sia il cielo e sia il mare. Tutti i nostri, più che sentieri, i nostri itinerari, perché andremo a creare degli itinerari che saranno un anello, ogni itinerario sarà un anello che parti da questo posto e ci puoi tornare.
se poi puoi anche andare oltre, però c'è un itinerario e l'itinerario ti riporta al pozzo dove sei partito, sempre guardando il cielo e il mare, che è la cosa essenziale. Al di là del trekking, dei percorsi naturalistici, assessore, poi comunque Scala è un luogo particolarmente ricco di storia e di cultura, e probabilmente anche questa sarà una stagione di ripartenza per, assolutamente. Per gli eventi, per le manifestazioni, per gli incontri. Assolutamente, noi abbiamo già in collaborazione con il nostro parroco, stiamo valorizzando la chiesa, a stretto giro apriremo anche la meravigliosa chiesa dell'Annunziata di Minuta, almeno 4-5 ore la mattina, per far sì che questa parte importante, questa parte di arte e cultura di Scala venga fuori, perché oltre agli itinerari tra cielo e mare vogliamo dare valore anche ai nostri beni di arte, storia e cultura, cioè vogliamo rilanciare il tutto. E stiamo già lavorando da molti anni, però purtroppo la pandemia ci ha un po' creato dei problemi, perché noi tutto questo percorso l'avevamo già iniziato nel 2018, nel 2019, e volevamo proprio esplodere nel 2020. Purtroppo la pandemia ci ha bloccato e adesso stiamo recuperando il tempo perduto. Assessore, buona ripartenza. Allora. Grazie. Come raccontato nelle precedenti puntate realizzate, la Costiera Amalfitana è anche una delle capitali dell'arte dolciaria, espressione di un'eccellente produzione enogastronomica alimentata da preziose risorse del territorio come l'olio, i limoni, i vigneti e ovviamente il pesce fresco che i pescatori garantiscono ai ristoratori della zona chilometri zero. Un esempio di cucina di tradizione e qualità arricchita, resa più estrosa e competitiva con sane e mirate innovazioni, è il ristorante dei Cavalieri in piazza Scala, un locale accattivante gestito dalla famiglia Mansi. Poco distante c'è la caffetteria pasticceria, dove è possibile degustare le delizie della casa in tutta tranquillità all'aperto. Tra le prelibatezze ci consigliano di assaggiare il profiterol alle castagne. Intanto, prima di accedere in laboratorio, ci intratteniamo con Raffaele Mansi. Qual è la storia di questo locale, della caffetteria Mansi? Allora, la caffetteria Mansi nasce nel 1987. Papà prima lavorava al Palumbo Ravello, albergo di lusso, negli anni 70, negli anni 60, ravellesi. Poi si disse, vabbè, voglio aprire un'attività a Scala, e aprì il ristorante, il bar. Poi pian piano abbiamo aperto anche il ristorante, nato nel 2009, e qui io e mio fratello lavoriamo. Quali sono le specialità della caffetteria, ristorante anche Mansi? Allora, le specialità sono prettamente scalesi, parliamo della castagna, però adesso non è il periodo, parliamo di cannolo siciliano fatto con la castagna e anche il profiterole alla castagna. Poi c'è la classica sfogliatella napoletana, perché l'ambito della tradizione napoletana. Molto sportivi, perché ci sono dei trofei, anche perché lei mi diceva prima c'erano molti giochi qua che animavano, sì, che animavano la comunità di Scala nel mese di ottobre, proprio nel mese dedicato alla castagna. E che tipo di giochi c'era? C'era la corsa del sacco, dove le concorrenti si mettevano nel sacco di juta che si usava per il trasporto delle castagne, e si correva, nel senso si saltava, perché a correre nel sacco è un po' difficile, si saltava. Poi c'era la corsa del trucchiello, che le persone, le nonne, chiamiamolo le nonne, usavano intrecciare un foulard, lo posizionavano in testa e sopra al foulard mettevano un cesto con le castagne, ed era un percorso breve, però che portava a fare una competizione tra le varie le varie nonne. Va? Adesso non ci sono più queste tradizioni? Non eventi. Ci sono più, perché purtroppo dal 2019, ultimo anno della Sagra della Castagna, siamo passati in questa pandemia che speriamo che finisca presto, e cerchiamo di riprendere di nuovo prima, perfettamente, sì, la tradizione della Sagra della Castagna. Adesso noi ci trasferiamo di fronte dove c'è il laboratorio della caffetteria, ristorante Mansi, perché ci aspetta suo fratello e ci deve fare una sorpresa. È così? Perfettamente. È tutto pronto? Penso proprio di sì. E allora vogliamo andiamo andare? Subito, andiamo a vedere cosa ci regalerà.
siamo nel laboratorio della pasticceria Manzi e allora tocca a te, caro Marco. Ci puoi spiegare questa prelibatezza, questo vostro cavallo di battaglia che è il profiterol con la castagna? Sì, noi andiamo a preparare il nostro profiterol alle castagne, che è, diciamo, il nostro prodotto clou del nostro territorio, perché come ben sappiamo il Scala è proprio città del castagno. Quindi noi da questo prodotto che abbiamo nel nostro paese, io ho creato questo dolce a base di castagna con un profiterol alle castagne su una crema di cachi e una salsa d'alloro, che è sempre una pianta che troviamo nel nostro territorio. Quindi adesso la andiamo a preparare. Prendiamo la nostra crema pasticcera, ovviamente. Diceva la sua creazione questa. Sì, sì, perché dal nostro, diciamo, profiterol classico io ho messo sopra una salsa d'alloro, che ho rivisitato un po' il nostro prodotto, diciamo, il nostro prodotto principale. Metto un po' di castagne sbriciolate nella nostra crema pasticcera. Quanto ci vuole per preparare il profiterol con la castagna? Diciamo che dalla è nostra facile base... per tutti, oppure ci sì, vuole una certa manualità, esperienza? È facilissimo, perché diciamo che il profiterol è farina, acqua, burro e uova. Quindi alla fine ovviamente le basi sono la crema pasticcera, partire dalle basi della pasticceria, quindi la crema pasticcera. Questa è la crema di castagne che andiamo a riempire il nostro profiterol. Ah, quindi è velocissima come esecuzione. Sì, basta avere i profiterol pronti prima e poi è tutto pronto. Oltre i profiterol, quali sono le altre tue specialità? Beh, abbiamo come zona della costiera amalfitana la nostra delizia al limone. I nostri profiterol al limone, la nostra crostata di castagne, che ovviamente la possiamo trovare quella là solo nel periodo delle castagne, perché ci vuole ovviamente castagne fresche all'interno, quindi non la possiamo fare fuori stagione. Diciamo questi sono un po' i nostri prodotti del territorio. Arte dolciaria comunque diffusa sulla costiera permette a giovani come te anche di avere un percorso professionale ricco di soddisfazioni. Sì, sì, diciamo che... Tu hai fatto una scelta e poi alla fine questa scelta ti ha dato ragione. Mi ha dato ragione, diciamo che io alle spalle ho un mio padre che è stato lui il promotore di tutto questo che adesso sto realizzando, perché grazie a lui è che ho imparato un po' l'arte della pasticceria, della cucina, che mi ha fatto venire la voglia di imparare questo mestiere, che ovviamente è ricco di soddisfazioni. E la soddisfazione più bella per lavorare, te, maestro pasticcere, qual è? E lavorare nel mio territorio, sui prodotti della nostra terra, e far conoscere attraverso i nostri dolci, i nostri prodotti, il nostro paese. Quali sono i turisti che amano di più i tuoi profiterol? Diciamo gli inglesi come gli americani vanno matti per questi nostri profiterol alle castagne. Se ne mangiano a balacca. Sì. Ci annesta pure il castagno. Adesso è tutto pronto e pronto anche per essere degustato, Marco. Sì, questo è il nostro prodotto finito, diciamo, della nostra pasticceria, il nostro prodotto clou del nostro territorio. Anche come immagine l'hai arricchito, no? Sì, ho messo un po' di foglie di alloro per richiamare la salsa sopra e delle mandorle sbriciolate sopra per dare un tocco di caratteristico del piatto.
Il comune di Scala è una realtà sospesa tra collina e mare, nel sapiavesca da scenari incantevoli. Le sue piccole frazioni custodiscono documenti e antichi frammenti di storia. In località Campidoglio sorge incassonato in una suggestiva cornice naturale San Cataldo, ex monastero benedettino, oggi istituto d'arte e cultura danese. L'eco di una dolce melodia ci spinge alla conoscenza di un musicista di talento, di spiccata sensibilità, dotato di un non comune senso di appartenenza per le sue origini, Lorenzo Apicella, promotore di numerosi concerti e festival mirati a valorizzare Scala e i suoi siti come soundtrack. Sicuramente una bella sorpresa che arricchisce il nostro lungo viaggio a Scala sulla costiera amalfitana, il maestro Lorenzo Apicella. Intanto complimenti, perché lei è impegnatissimo anche a valorizzare i tesori della costiera, in particolare di Scala, a iniziare da Sant'Aponzo, è così? Assolutamente sì. Sì, il nostro festival si chiama Soundtrack, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. Soundtrack è un gioco di parole, soundtrack, traccia musicale, ma anche traccia di un sentiero, appunto di trekking, ma anche traccia storica, e qui a Scala di tracce storiche ne abbiamo un bel po'. E Sant'Alfonso è una di quelle tracce importanti, pesanti, che lui qui a Scala è stato a lungo, e qui ha incontrato la Costa Rosa, qui è per la prima volta venuto a Santa Maria dei Monti, e c'è stato un momento importante nel suo percorso. E noi appunto, partendo da questo spunto, abbiamo creato un racconto in musica legato alla sua figura, i luoghi, la storia di Sant'Alfonso a Scala. Un racconto che ho scritto usando soltanto le musiche da lui scritte. E anche lì ci sono state delle sorprese. Ho scoperto, lui ha scritto, lui per esempio ha avuto come insegnante lo stesso insegnante di Pergolesi, insomma, per dire, di musica. Ha scritto un duetto per tenore e soprano, con violoncello, violino e clavicembalo, che è un gioiello, e quindi, come dire, è un personaggio fantastico. E quindi questo racconto in musica, che è diventato ormai un appuntamento fisso di Soundtrack, ad agosto, intorno alla festa a lui dedicata, si fa questo racconto che vede in scena narratori, attori, comparse, ballerini, musicisti, e ogni tanto ci prendiamo, come in questo caso, la licenza di rivisitare un po' il materiale, con grande rispetto ovviamente, il materiale da lui scritto. Adesso, per gratificare Sant'Alfonso, tra l'altro consideriamo anche un regalo per i nostri telespettatori, ci sarà un suo pezzo musicale accompagnato poi dalla voce narrante di un nostro amico, che è Bonaventura Esposito, che impreziosirà il tutto. Ecco, dove nasce questo brano? L'idea nasce per valorizzare questo personaggio così importante, non solo per Scala, ma per, insomma, l'intera storia, Sant'Alfonso nello specifico. Si è pensato di creare questo racconto in musica, un racconto in musica intorno alla sua figura, ma soprattutto ovviamente focalizzando la narrazione intorno alla sua permanenza qui a Scala. E appunto lo spettacolo si chiama I luoghi e la storia di Sant'Alfonso a Scala. Tutto nasce da un testo regalatomi da Padre Ciro, un testo di Francesco Chiovaro, e ho creato questo racconto in musica con la supervisione di Padre Vincenzo Lo Iodice e Ciro Vitiello, Padre Ciro Vitiello, due persone ovviamente molto colte, esperte e appassionate ovviamente di Sant'Alfonso. E un grazie speciale ovviamente a Padre Ciro, che mi ha dato preziosi consigli, ha ascoltato ogni frammento, dato idee, sempre con grande passione. E quindi questo racconto, che proprio qui, in occasione di un concerto, fui invitato qui a suonare, nacque l'idea di farlo poi su a Santa Maria dei Monti, perché Sant'Alfonso è arrivato a Scala per la prima volta qui, quasi per caso, diciamo, era diretto altrove, poi è venuto qui a Scala, e quindi proprio a Santa Maria dei Monti. E quel giorno che Padre Ciro mi regalò, mi fece dono del libro,
io ho aperto il libro e è venuto fuori proprio la pagina che parla fra i caprai del suo arrivo a Santa Maria dei Monti, quindi da qui l'idea nata quasi del tutto naturale di fare lo spettacolo proprio lì, la prima volta l'abbiamo fatto su a 1000 metri e poi l'abbiamo fatto anche qui in piazza. E la seconda edizione facciamo proprio lo spettacolo prima della pandemia, uno spettacolo itinerante, quindi proprio nei luoghi di Sant'Alfonso, nel monastero delle monache, dei monaci, poi nella cripta dove lui spesso ha celebrato la novena e poi proprio nella grotta, si è conclusa nella grotta a lui tanto, tanto cara. E quindi questo spettacolo che portammo su il primo anno tra attori, comparse, ballerini, musicisti, più di 30 persone, quindi una missione quasi impossibile ad agosto, però in realtà poi la gente ci ha seguito. Siamo felici che questo appuntamento della Santa Fosso sia ormai una tappa fissa di Soundtrack. Allora adesso vi ascoltiamo, non vediamo l'ora. Cediamo a questo punto lo spazio a Lorenzo e a Bonaventura, che prenderà il mio posto tra pochissimo. I documenti medievali parlano di una città di circa 40.000 abitanti, munita di una cinta muraria fortificata da ben 100 torri. La diocesi di Scala, eretta nel 987 d.C., contava 30 parrocchie con 130 chiese e cappelle e 4 monasteri benedettini. Quando Alfonso e i suoi compagni vi arrivarono, la città contava circa 3.000 abitanti. I nostri villeggianti non si fermarono, se non per una breve sosta. Poi continuarono la salita, fino ai 1.084 metri di Santa Maria dei Monti, attraverso sentieri che esistono ancora oggi. Ad aspettarli, nella chiesa del Romitorio, c'era una bella statua della Madonna. La chiesetta non esiste più. Incendiatasi nel 1800 e mal restaurata, andò purtroppo in rovina. La statua della Madonna, invece, si venera tuttora nella cappella dei Padri Redentoristi di Scala, mentre la campana del Romitaggio fu destinata alla cattedrale. L'altopiano di Santa Maria dei Monti era davvero il luogo ideale per riposare. Il silenzio era totale. L'aria della montagna rigenerante. E se si voleva fare un'escursione, si aveva la scelta di spingersi verso nord e affacciarsi sulla pianura del Sarno, con il Vesuvio di fronte ed il Golfo di Napoli sulla sinistra. Oppure bastava avanzare verso sud per godersi lo spettacolo mozzafiato della costiera e dell'orizzonte infinito del mare. I preti che arrivavano insieme in un luogo, sia pure isolato come Santa Maria dei Monti, non potevano passare inosservati. Gli abitanti di quel pianoro erano soprattutto pastori. Di preti lassù dovevano vedersene davvero pochi. «Se etraz canna chiano chian», scriverà Alfonso nella pastorale, «quan nascet nin». Forse l'avanzare timido dei pastori verso la grotta di Betlemme gli fu suggerito dal ricordo dei pastori di Santa Maria dei Monti. Si sparse la notizia dell'arrivo dei preti. Alfonso e gli altri missionari si videro subito accerchiati dai pastori, caprai e da altra gente che abitava quelle montagne e quelle campagne. Si posero a catechizzare quei contadini e a riceverne le confessioni. I pastori si diedero la voce l'un l'altro. Vi concorse altra gente. La villeggiatura per i missionari risultò così una continua e fruttuosa missione.
Questi sono i gradini della scala di Piazza Minuta, tra l'altro questo è un posto molto caro al maestro Lorenzo Apicella, come mai? Assolutamente, ha portato sì, tanta musica, tanta arte. Abbiamo fatto diversi eventi importanti qui, è uno dei luoghi dove si vive veramente la pace, un posto spirituale. E proprio in questa chiesa abbiamo fatto dei concerti bellissimi, tra cui un concerto dedicato al Piccolo Principe con Gabriella Compagnone, Sabbia e Basso Elettrico, fantastico, con dei bambini che ballavano qui, perché noi abbiamo anche una sezione junior dove facciamo convivere i ragazzi con gli artisti. Quindi questo scambio da nuova linfa, non solo ai ragazzi che vivono esperienze con professionisti, ma anche al contrario, cioè gli artisti che come dire, danno qualcosa in più di diverso, e quindi questa cosa ci piace, una formula che ci piace. Anche giù a Sant'Eustachio facciamo un progetto dedicato a musica e fumetti sui Peanuts, e anche lì c'era De Idda, c'era una fumettista in scena, un pasticcere, ballerini, questi progetti multimediali ci piacciono molto. E Minuta è uno dei posti più belli di Scala, ma della costiera forse, non esagero dicendo questo, perché qui giù abbiamo la Basilica di Sant'Eustachio, un posto magico. Giù abbiamo Pontone, un'altra frazione di Scala, e la Torre dello Zio in Monte Aureo, un altro posto fantastico, dove noi ogni anno da qualche tempo facciamo concerto all'alba, verso l'alba, verso, perché uniamo poesia e musica. Quindi non c'è soltanto musica, ma ci sono anche i versi dei poeti che hanno avuto a che fare con la costiera. Penso a Longfellow, uno dei padri della letteratura americana, che è stato a lungo ad Amalfi, penso a Quasimodo, penso a Gatto. Quindi la gente che viene al concerto all'alba ascolta anche i versi che parlano di questa terra, quindi perciò verso l'alba. E qui siamo vicini anche a Punta d'Aglio, un altro punto panoramico fantastico, e lì l'anno scorso abbiamo fatto per la prima volta un concerto al tramonto, è stato molto molto bello e suggestivo. E qui dietro c'è la Valle delle Ferriere, come dire, un tesoro di Scala, della costiera, e anche lì ormai è una tradizione chiudere Soundtrack con un concerto alla Valle delle Ferriere. Abbiamo avuto quartetto di corni, quintetto di fiati, insomma, abbiamo portato i bambini anche lì, a Favola in la Valle, in occasione della ricorrenza di Verrodari. I bambini hanno fatto dei disegni, hanno portato delle poesie lì nella valle, quindi, come dire, questo festival diventa ogni anno più green, più verde, perché insomma Scala, ne parlavamo prima, è un posto che veramente di verde ne ha tanto, e di posti dove si può fare trekking e cultura ne ha tanti. E quindi qui sopra San Cataldo avevamo un nostro Benedettino, legato anche a un altro personaggio illustre di Scala, Gerardo Sasso, che poi un po' di anni fa, nei tempi della prima crociata, da qui si è mosso verso Gerusalemme e ha fondato l'ordine di San Giovanni, degli ospitali di San Giovanni. Quindi, come dire, in questi tempi anche di tristemente di guerra, dove si parla di guerra, di pace, lui era uno che, insomma, nell'ospedale che ha fondato, una figura molto attuale. Sì, sì, ospitavano un ospedale che ospitava 2000 persone, venivano soccorsi cattolici, musulmani, ebrei, quindi voglio dire un messaggio di grande universale. Dico sì, tra l'altro molto creativi, perché prima mi ha parlato anche delle esibizioni con la sabbia, con la chitarra elettrica. L'associazione si chiama Musica Totale, proprio per cercare di far capire, cioè, quanto è globale, quanto è universale il messaggio, il volano della musica, anche per avvicinare più giovani al territorio. Assolutamente sì, questi progetti multimediali poi sono ciò che ci piace di più realizzare, cioè unire varie forme d'arte e far convivere varie forme d'arte e, come dire, darsi nuova linfa a vicenda. Cioè un musicista può avere nuove energie da un art designer, da un attore, quindi nascono questi progetti multimediali che ci piacciono veramente molto. E dobbiamo dire un grazie enorme al Comune di Scala che da questa è la quinta edizione, ha affidato a me la direzione artistica, e quindi ci dà linfa diversa per poter realizzare questi nostri progetti. E speriamo che questo festival, con l'aiuto del Comune, possa diventare sempre più una tappa fissa per i turisti non solo di Scala ma della costiera, e si possano esplorare nuovi luoghi di Scala. Quest'anno saremo per la prima volta a Fontana Carosa, un altro luogo bellissimo, alla Grotta del Dragone, quindi
noi ce la mettiamo tutta, ci mettiamo tutta la passione possibile. Restando a Minuta, suggestiva location di Scala, che abbiamo conosciuto da vicino grazie al supporto di un affiatato tandem di ambasciatori del territorio come Apicella e Bonaventura, abbiamo il piacere di visitare Palazzo Pascal, una delle case nobiliari più antiche della costiera amalfitana, dominando Amalfi, Altrani e Ravello dall'alto. Questa lussuosa ed esclusiva dimora è stata recentemente ristrutturata ed è oggi diventata il primo albergo diffuso 5 stelle in costiera amalfitana. Gerardo Amato, parliamo brevemente di Palazzo Pascal, che è un resort esclusivo. Quali sono i servizi che offrite al pubblico che avete? Molti sono anche stranieri, quindi è un profilo internazionale quello che voi avete definito con questa struttura. Sì, assolutamente internazionale. Offriamo una ospitalità 5 stelle con molti servizi che sono inclusi nel prezzo della camera, quali la piscina, con tutti gli ombrelloni, lettino, e forniamo anche il tilomar. Invece abbiamo anche un bellissimo ristorante all'aperto, che è aperto anche agli esterni eventualmente, e inoltre organizziamo eventi e banchetti per le cerimonie che insomma si tengono qui in costiera. Una struttura impegnativa questa anche dal punto di vista della gestione, della manutenzione, sì, no? Della perché manutenzione c'è un ampio giardino, c'è sì, la struttura con le camere, certo. Ristorante. Sì, anche perché naturalmente la gestione tende sempre a migliorare, mai a peggiorare, quindi tendiamo sempre ad offrire molti servizi in più rispetto anche al prezzo che chiediamo. E poi avete mantenuto il profilo della sostenibilità, cioè perché comunque è un ambiente certo, molto sano, molto, molto verde, sì, tra l'altro sì, poi sì, con la terrazza che affaccia sul mare, sì. Questa è una vostra risorsa importante. Assolutamente, sì sì, infatti. Il nostro ristorante utilizza anche prodotti a chilometro zero, anzi a metro zero, perché li coltiviamo nei giardini che sono sempre di proprietà dell'albergo e che sono appunto confinanti poi con tutto il resto della proprietà di Palazzo Pascal. Che tipo di clientela viene? Molto internazionale, anche sì, parecchi italiani. Gli italiani sono concentrati in alcuni determinati periodi, mentre la clientela internazionale è quella che ci regge, che assolutamente maggioritaria. Un esempio di una struttura recuperata dall'abbandono che è stata messa a frutto, nonostante ci siano voluti parecchi anni per renderla così come la vedete ora. I lavori sono stati molto importanti, impegnativi e costosi. E sì, è un esempio di quello che può significare un paese come Scala, che non è flusso di grande massa di turisti, ma di un turismo di qualità e che quindi trova qui quello che cerca: tranquillità, storia, cultura e poi la vicinanza con tutti i luoghi più importanti della costiera. Torniamo di nuovo in piazza. Piero è un simpatico barista sognatore, così come ama definirsi. Il locale sorge su una terrazza che si affaccia sul mare della costiera. La sua simpatia, il suo appeal e la sua abilità nella preparazione di drink e snack fanno il resto. Pietro, da quanto tempo è iniziata questa sua nuova avventura? Però questa volta aggrappato alle radici del suo territorio, nel comune di Scala. Di nuovo bar, snack bar, cioè di nuovo tra la sua gente. Sì, ho iniziato il 10 agosto 2019. Ti spiego subito, io sono un sognatore. Essendo un sognatore, il 10 agosto è la sera delle stelle cadenti. E quindi ho aperto proprio quel giorno perché ho dato vita al mio sogno, quello di aprirmi un'attività tutta mia. Ha ringraziato le stelle a questo punto? Sì, le stelle. Perché il suo desiderio si è avverato? Si è avverato, sì. E come stanno andando le cose? Le stelle hanno confermato questa sì, bontà diciamo della sua che scelta? I primi mesi sono andati proprio a gonfie vele, poi quasi sai, il turismo va a calare nel mese di novembre per riniziare il mese di marzo. Io aspettavo con ansia il mese di marzo, però come tutti sappiamo nel mese di marzo è successo quello che è successo, il Covid, e per 2 anni ho lavorato solo 2-3 mesi, diciamo. Ho dovuto tenere duro, la mia fortuna è stata non avere una famiglia, essere ancora single. Continui a sognare allora? Sì, ma me ne manca ancora uno.
E cioè? Ancora l'ultimo sogno, e quello me lo tengo stretto al cuore. Vabbè, un giorno magari ce lo svelerai, quando si avverrà però, perché penso che sarà un sogno sicuramente gratificante per te. È il sogno più grande. Tu hai lavorato tanti anni al nord, vero? Sì. Come cuoco, come cameriere, sempre nei ristoranti. Sempre nei ristoranti, perché io amo questo lavoro. Avevo esattamente 9 anni quando mio padre ha iniziato a portarmi con lui a mettere le prime posate sui tavoli, a pulire le posate con l'aceto, le cose che fanno i bambini che stanno appena apprendendo, e mi sono innamorato pazzamente di questo lavoro. E cos'ha di così speciale che ti sei innamorato di questo lavoro? Il contatto con le persone, conoscere le persone, guardarle, osservarle e capire un po' tutto di una persona, perché sappi che soltanto guardando mangiare una persona la si può capire perfettamente chi sia davanti. Cioè, Pietro, dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Questa bravissima, è la tua formula. Bravissima, sì. E al nord com'è andata? Perché ero in alcuni ristoranti anche importanti. Sì, sono andata all'età di 14 anni e mezzo, dopo un anno di scuola, perché mia mamma mi aveva invogliato ad andare a scuola, però a me la scuola non è che piace più di tanto. Infatti dopo 8 mesi ha deciso di mandarmi a lavorare al nord. Sono stato a Monza esattamente per più di 12 anni e là mi sono innamorato ancora di più di questo lavoro. È stata una bella esperienza. Poi sono stato a Novara, sono stato a Brescia, sono stato a Londra, ho girato un po' ovunque. E come ritornando mai, qua come mai sei tornato poi? Da dove eri partito? I sogni. La mia vita gira attorno ai sogni, proprio intorno ai sogni. Il sogno tuo è di affermarti qua dove sei nato? Questo era uno dei tanti sogni. Poi c'è sempre quello più grande. Però c'è quello più grande che sapevo avrei trovato qua. E infatti l'ho trovato qua presso un ristorante a Maiori, dove ho incontrato una persona che mi ha cambiato la vita. E lo sto aspettando da 2004, siamo da 18 anni. Ah. Potrei cercare di indovinare, ma è meglio di no. Lasciamo la però, suspense. Vede, le posso dire solo che, come le dicevo prima, non amo studiare, però ho sempre sognato che qualcuno mi dicesse: per te la scuola non è importante, tu hai un talento tutto tuo. E questa persona mi ha detto queste parole, infatti ho pianto per un sacco di tempo. Che è stato un altro mio sogno. Vabbè, adesso c'hai il sorriso, anche perché è una bella giornata di sole e poi lei sa preparare lo spritz come pochi. A proposito, quali sono gli ingredienti principali di un buon spritz? La semplicità, usare l'ingrediente di qualità, o l'Aperol, o il limoncello, il Campari, qualunque esso sia, e usare un ottimo prosecco. Io uso una storia millesimato, senza mettere soda, perché per me l'acqua nel vino non va bene, figuriamoci nel prosecco. Bene, al di là dei sogni, Pietro, cosa si aspetta da questa estate? Perché prima lei lo diceva, sono stati 2 anni molto mi difficili. Mi aspetto di vedere come realmente va questa attività. Diciamo. Il suo sogno tra i fiori, tra l'altro, vediamo, lei ci tiene molto. Sì, alla... ci tengo tantissimo. Infatti tutti i giorni sono a pulirli, mettere un po' di concime. Amo le cose belle. E poi lei, voglio dire, a questo scenario fantastico, probabilmente questo, non troviamo nel guardi, menu. Questo quindi... è un altro mio sogno. Io abito dietro la cattedrale, un po' più in alto, e il panorama è identico. Io ogni volta che mi affacciavo dal balcone di casa dicevo: mamma mia, come mi piacerebbe avere un'attività con lo stesso panorama. E il Signore mi ha ascoltato anche su questo. Ebbene, allora, grazie. Complimenti Pietro e tanti di questi sogni. Grazie. Ricordati. Grazie. Dopo aver gustato un drink sulla terrazza, scendiamo verso Amalfi per fermarci a Contrada Pontone, alta frazione di Scala tra le due vallate del Canneto e del Dragone. È stato il primo nucleo cittadino della costiera amalfitana, in passato comune autonomo. Nella piazzetta, fin dal Medioevo, si lavorava la lana importata dalle Puglie. La torre e l'antica chiesa fanno di Pontone una grande attrazione per visitatori storici amanti dell'arte, come sottolineerà Bonaventura Esposito.
Aggiungiamo la piazza di Pontone, che è una frazione storica di Scala che abbiamo avuto la possibilità di conoscere più da vicino grazie al nostro ambasciatore ideale della Costiera, che è Bonaventura Esposito, che ringraziamo per l'ennesima volta per la splendida compagnia. Questa piazza sa molto di storia, tra l'altro c'è una chiesa, un edificio religioso particolarmente antico, attrazione degli storici ma anche dei turisti, dei visitatori. Così. Assolutamente, assolutamente Ottavio, concordo pienamente con te. Innanzitutto davvero benvenuti nel cuore monumentale dell'antica Scalelle, quale è appunto l'attuale Pontone. Voi tutti mi insegnate che non possiamo immaginare la nascita di un maior se prima non si inizia dalle fondamenta di un minor. Ecco, la denominazione medievale di questo sito era appunto Scalelle, cioè Scala Minor, che darà poi i natali a Scala Maior, così come noi oggi la conosciamo. Ebbene, Pontone è ben rappresentata proprio da questo epicentro monumentale, da questo splendido perimetro sociale denominata Piazza San Giovanni Battista. La piazza stessa assume la sua denominazione proprio dall'emblema religioso a cui tu facevi riferimento poc'anzi, Ottavio. Infatti l'area sacra che adesso e di qui a poco andremo a visitare insieme assume davvero la propria immagine grazie alla figura del precursore di Cristo nostro Signore, quale appunto San Giovanni Battista, colui che anticiperà la venuta del Messia. Come dicevamo poc'anzi, Pontone è davvero il sito più antico della Costiera Amalfitana. Più antico in assoluto. Io credo, Ottavio, e tu mi correggerai se io dovessi cadere in errore, che soltanto chiudendo lo sguardo e potendo immaginare quando qui i Romani sono giunti, nella prima metà del IV secolo d.C. L'esatto anno di fondazione, infatti, di Pontone è il 339 d.C. Pensate, ci troviamo nel 2022, fra esattamente 17 anni Pontone celebrerà il 1700 anniversario della sua nascita romana. Questo a testimonianza davvero della veridicità del centro più antico della Costiera Amalfitana. Bene, intanto vogliamo accedere all'edificio religioso per scoprire questi tesori che ci hai prima illustrato. Assolutamente, andiamo. Prego. Siamo nella navata centrale e Bonaventura, avevi ragione, perché qua insomma si respira fede e storia in questo edificio. Assolutamente, infatti come tu giustamente hai menzionato in questo momento e anche qualche istante fa, ci troviamo all'interno di un sito che ritorna indietro nel tempo, quale area spirituale e religiosa di appartenenza, immaginate, al XII secolo. E l'originalità di questo tempio, che nasce non per volontà ecclesiastiche, ma nasce grazie ad una congregazione, oggi la potremmo quasi definire una cooperativa, grazie ad una associazione di lanaioli che hanno voluto elevare e quindi edificare, quindi costruire, erigere un tempio alla protezione di quel santo che aveva realizzato in acqua la sua missione evangelica, quale appunto San Giovanni Battista. Perché parlo dell'importanza della fonte dell'acqua? Perché la congregazione che ha elevato questo tempio apparteneva al culto dei lanaioli. Mi insegnate voi tutti che l'emblema principale, quale elemento potremmo dire quasi primordiale nella lavorazione della lana, è l'acqua. Chi meglio di San Giovanni Battista, che ha evangelizzato appunto nelle acque del Mar Giordano, poteva praticamente proteggere questo bene per noi assolutissimamente prezioso. Infatti Pontone è anche conosciuto come il Borgo delle Acque, grazie ancora oggi alla presenza di un importante torrente quale il Canneto, o anche Chiarito, per la chiarezza, trasparenza, limpidezza e davvero aspetto cristallino delle proprie acque. Ottavio, mi permetto di concentrarci davvero attraverso i nostri gratitissimi ospiti, soprattutto sull'altare maggiore. Abbiamo una meravigliosa ancona lignea che ritorna indietro nel tempo al 1500, quasi un emblema rinascimentale all'interno del contesto del tempio medievale, dove proprio possiamo osservare che fa bella mostra di sé, potremmo dire a tutto tondo nella sua verticalizzazione, la statua di San Giovanni Battista, facilmente appunto riconoscibile dall'emblema dell'agnello. Giovanni Battista, come voi mi insegnate, colui che andrà ad esprimere questo concetto, Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, rivolgendosi a Cristo nostro Signore. Questa statua è completamente in legno levigato, quindi lavorato a mano e bagnato in oro zecchino, ed è a grandezza umana. Rispettivamente sulla nostra destra e sinistra, attraverso appunto lo sguardo attento dei nostri visitatori, possiamo praticamente riconoscere Andrea, patrono di Amalfi e patrono dell'intera Costiera Amalfitana, grazie all'emblema dei pesci, Andrea il pescatore di uomini, e la croce greca, la croce decussata,
passata attraverso la quale subirà il martirio. Invece alla nostra sinistra ammiriamo il fratello maggiore di Andrea, nonché principe di Santa Romana Chiesa Cattolica, il primo vescovo di Roma, il primo pontefice, primo vescovo vestito di bianco, San Pietro, che diventerà praticamente il capostipite di Santa Romana Chiesa Cattolica. Vorrei anche sottolineare un altro aspetto, Ottavio, questa splendida cantoria. Meravigliosa, poiché ritroviamo un organo a canne datato 1757, uno degli ancora, potremmo dire, funzionanti legati a quest'epoca in tutta la costiera amalfitana, in puro restauro barocco rococò. Ci hai prima sottolineato anche quella che è la figura della Madonna ricavata da un legno d'olivo. Esattamente, esattamente. Infatti è davvero meravigliosa dall'alto della sua bellezza e dall'alto della sua appartenenza divina. Infatti riconosciamo la Vergine Maria attraverso il culto dell'Immacolata Concezione, che da calendario canonico viene appunto celebrata l'8 dicembre. Infatti tu anticipavi saggiamente l'edificazione, potremmo dire, di questa statua, che viene quasi estrapolata, estratta da un tronco d'olivo. Lo capiamo soprattutto anche dalla conformazione del corpo della Vergine Maria e anche dalle pieghe del suo mantello, che quasi poter osservare il tutto in prospettiva ci ricorda le pieghe di un altro mantello mariano, quello della Pietà michelangiolesca. Mi permetto di sottolineare che questa statua è stata recentissimamente restaurata, è davvero molto ben voluta dal popolo pontonese e non solo, quindi costiero, ed osservate la veste. Di solito la Vergine viene sempre indicata con veste bianca, in questo caso ritroviamo una veste floreale, infatti osservate, abbiamo diverse tipologie di fiori e di piante. Per quale ragione? Perché la Madonna viene vista come una donna del popolo, quindi è una donna che lavorando nei campi si avvicina alla concezione del culto dal popolo alla divinità. Prima entrando ci siamo soffermati sul campanile, anche questa è una splendida struttura. Verissimo, questo campanile che si erge su tre livelli, edificati in tre epoche storiche, quindi artistiche differenti e quindi anche architettoniche, presenta un emblema. Mi permetto di sottolineare questo termine, è un unicum in tutta la costa d'Amalfi, perché la centralità, l'epicentro del campanile, dall'alto del suo campaniletto a vela, come amiamo praticamente sottolineare, è dato da un orologio del XVIII secolo, quindi settecentesco, in pura maiolica policromata. Non esistono altri in tutta la costiera amalfitana, quindi pensate, anche Vietri sul Mare, la capitale al mondo in occidente mediterranea per il culto della ceramica, non possiede all'interno del suo campanile principale legato alla parrocchia, nemmeno a farla apposta, dedicato sempre a San Giovanni Battista, un emblema, un orologio in maiolica policromata come quello che accade in quel di Pontone. La colonna che abbiamo anche visto all'esterno poi c'ha un significato anche particolarmente originale, no? Davvero molto originale, che diciamo va dal momento sacro a sposare anche una causa civile, potremmo dire. Infatti tutti avete modo di poter osservare una colonna che viene posta non in forma verticale ai piedi dell'edificio religioso, come potrebbe praticamente appartenere al contesto del sorreggere un arco a tutto sesto. Invece la colonna è in forma orizzontale, ma questo perché era praticamente, rappresentava per meglio dire, un diritto d'asilo nel pieno della concezione del diritto romano di appartenenza. Il malvivente dell'epoca che andava a rifugiarsi al di sotto di questa colonna non poteva essere prelevato dalla forza pubblica di quel contesto storico se prima non avesse subito un momento di discernimento, quindi un periodo di nuova acquisizione della sua, potremmo dire, interiorità attraverso la figura del parroco giuridico di questa chiesa. Grosso modo, questa peregrinazio di perdono poteva anche durare un anno. Immediatamente dopo era compito del parroco giuridico restituire l'allora praticamente malvivente, oggi potremmo dire sotto nuova luce, nuova veste di perdono, alle forze dell'ordine del tempo, per far sì che pagasse il suo debito con la giustizia, seppur con uno sconto di pena, oggi potremmo dire, attraverso la sua redenzione. Bene, grazie Bonaventura per aver arricchito anche questa tappa di Lupo di Mare. Abbiamo detto poc'anzi che sei il nostro ambasciatore ideale, unisci passione, sentimenti, senso di appartenenza. È stato per noi davvero un piacere e un onore averti al nostro fianco. Sicuramente non ci perderemo di vista, perché Lupo di Mare regalerà altre splendide sorprese. Ci auguriamo anche in compagnia di Bonaventura Esposito. Io ti faccio i complimenti. Grazie. E ci vediamo presto. Ma allora, con il
immenso piacere. Io non ho parole per poter ringraziare te e davvero tutta la redazione di Prima TV e di Telenostra Avellino per la splendida opportunità e l'onore di essere stato al tuo e al vostro fianco quale umile ambasciatore di questo territorio, nella gioia di poterci davvero rincontrare quanto prima e decantare la grande bellezza, quella bellezza che ancora oggi Dostoevskij ricorda salverà il mondo se noi avremo tutela di salvare la bellezza. E chiudiamo così, grazie per l'avventura. grazie di cuore, grazie Ottavio. Con la tappa a Scala, il più antico comune della costiera amalfitana, si conclude. Il viaggio di Lupo di Mare è stata una straordinaria avventura, cercare di raccontare i presidi della resilienza partendo dal dicembre scorso con la prima puntata realizzata a Marina di Camerota. Sembrava una mission impossible, invece grazie soprattutto a voi, amici telespettatori, che ci avete gratificato e sostenuto al nostro fianco in ogni puntata, siamo riusciti a confezionare ben 25 puntate. Abbattendo anche le barriere di scetticismo e snobismo che a volte si creano rispetto a nuove sfide. Da allora, da quel dicembre freddo ma ricco di sorprese, ne sono passati riporti e testimonianze. La sfida è stata quella di portare il mare in casa nei tempi di sofferenze e restrizioni provocate dalla pandemia, dando voce soprattutto ai custodi della memoria e alle sentinelle del territorio in bassa stagione, quando la fuga di visitatori e turisti regala un'altra faccia del mare, quella che ha attratto e fatto sognare il nostro Lupo di Mare sull'onda lunga dell'inverno. Thank you.